listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,44%. Sulla stessa linea, il Nasdaq 100 perso lo 0,94%, terminando la seduta a 9.627,83 punti. Leggermente negativo il Nikkei 225, meno 0,39%. Effervescente l'indice cinese, più 2,43%. Effervescente l'indice cinese, più 2,43%. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un meno 0,56%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,46%, tentenna Parigi, che cede lo 0,70%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto materie prime con un calo di meno 1,52%. Sottotono Tenaris, che passa di mano con un calo dell'1,57%. Annunciati in Giappone il dato sul PMI manifatturiero, pari a 47,6 punti, e il dato sui prezzi al consumo, che si attesta su 0,7%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito,